Mangini, del liceo classico per il Ticelli, Arzelà di Saltana. È ligure il vincitore del certame Ciceronianum di Arpino. A salire sul podio tutto italiano Matteo Lorenzo Guglielmo Pelandri Raggi del liceo classico di Sarzana. La premiazione è avvenuta in piazza Municipio ad Arpino, alla presenza delle massime autorità civili. Il secondo premio è andato a Gabriele Ambrosini del liceo classico Carducci di Nola. Terzo posto per Matteo Guerrini del liceo scientifico Fermi di Cecina. L'annuale edizione del certamen ha visto la partecipazione di studenti provenienti da 7 paesi europei: Bulgaria, Francia, Germania, Lussemburgo, Romania, Spagna, Ungheria e dalla Corea del Sud, oltre che da varie regioni italiane. Studenti che si sono cimentati su un brano tratto da un'opera di Cicerone, tradotto e commentato nella lingua madre. Un'edizione contrassegnata da un messaggio importante: la cultura come veicolo di unità e di pace. La versione per me non è stata facilissima. A chi dedichiamo la vittoria? Alla mia famiglia, a tutti i miei insegnanti, alla mia scuola, alla professoressa Iole Ventura che mi ha accompagnato, a tutti i miei amici che mi hanno sostenuto. Ci abbiamo provato, ma è un'emozione immensa questa. È un'esperienza unica che consiglierei a chiunque. Mi sono commosso nel vedere che dalla nostra piazza è partito un segnale forte anche in direzione di quelli che pensano che è con l'uso delle armi che si possono risolvere determinate problematiche, giusto o sbagliate che siano. Nel 2019 ci eravamo dati appuntamento all'anno Ventura senza sapere che la edizione successiva si sarebbe svolta a ben 3 anni di distanza. Il certamen però è stato protagonista di una autentica prova di resistenza. Lo abbiamo dimostrato sul campo, i ragazzi erano entusiasti, i professori erano entusiasti, l'organizzazione è riuscita perfettamente. Hanno saputo cogliere il messaggio del passo di Cicerone che è stato proposto, cioè l'importanza della parola, l'importanza del persuadere, l'importanza, e se uno si rendesse conto di questo, di che cosa significa veramente, penso che sarebbero evitate molte violenze e anche la guerra.